siamo insieme quest'oggi per assistere al big match del campionato juniores tra Arezzo Calcio Femminile e la Rinascita Doccia. Le due squadre si contendono con questa sfida alla testa del girone e con la vittoria da parte di una delle due formazioni. La matematica darà il titolo appunto a una delle due squadre. Fanciulli. Celi prova da fuori, Murata, ancora Fanciulli, adesso va in possesso palla, Fanciulli con la conclusione! E il gol di Fanciulli! Palla all'incrocio dei pali! E al 14esimo Arezzo passa in vantaggio con un grandissimo gol di Fanciulli. Cartarasa, non c'è il pressing da parte della Rinascita. Cartarasa, il tocco in avanti a cercare Perricci. Attenzione a Sabatino che sbaglia. Perricci, va sul destro, Perricci! La parata di Centomani. La grandissima parata da parte di Centomani che nega il 2-0 all'Arezzo Calcio Femminile. Ma che occasione per Perricci! Così il cross al centro, la zona di Perricci che non riesce a controllare. Fanciulli, il sinistro di Fanciulli, 2-0, raddoppio Fanciulli che trova il 15esimo gol stagionale con un'altra magia. Nuovo sinistro dove Centomani non può arrivare e arriva il raddoppio dell'Arezzo quando siamo al terzo minuto della ripresa. L'Arezzo si porta sul 2-0 con un altro gol di Fanciulli. Prova a servire per Ricci. Allora, è troppo alta. Casini al limite, bravissima Casini a servire ancora per Ricci, non riesce ad arrivare. Ferrini però sul sinistro, prova la conclusione! E arriva il 3-0 dell'Arezzo che chiude la partita. Match con incontro. 3-0 dell'Arezzo. Tocco in avanti di Pieri, triplice fischio e finisce qui la partita con l'Arezzo Calcio Femminile che sorpassa la Rinascita Doccia in campionato e vince ufficialmente il campionato. Inizia la festa delle giocatrici di Arezzo Calcio Femminile, con un po' di artificio anche, la vittoria del campionato. Grande festa qua a Rigutino con l'Arezzo, grazie alla doppietta di Don Ferri e di Fanciulli, scusate, e al gol di Cappetti, riesce a portare in bacheca questa vittoria!